Ok ragazzi, spugne spumeggianti. Altra mischia mollusca. Volevo giocare delle partite pro, ma alla fine ho cambiato idea. Preferisco le mischie mollusche. E ho ripreso la vasca, perché prima si sono divertiti a splattarmi un po' di volte. Adesso li splatto io. Ciao, venite un po' qua. Ehi, dall'alto così? Dall'alto così? Col blaster da mischia? Oila, il pennellino! Però questa volta ce l'ho fatta a prenderlo. Si era nascosto lì dietro col calamaro ninja. Attiviamo quello col nostro colore. Bella! L'abbiamo praticamente chiuso in un angolo. Oh, ho preso Son Goku! No. No, perché non l'ho ucciso? Ma vedete che hanno rallentato il rateo... Hanno rallentato il rateo di fuoco di alcune armi, tipo la vasca. Già l'avevano depotenziata. Pioggia. No, dai, non ci credo. Poi magari sono io che non uso i power up giusti. Ho preso Kiss mentre passava di lì. Questo è nostro. Guarda come si protegge. Ciao, venite fuori. Venite fuori, ragazzi. No, vabbè, mi ha dato due assist però. Neanche una kill. Due assist. È un massacro sta partita. È veramente un massacro. No. Mi spiace, Kiss. Attacco troppo frontale. È lì, è lì. C'era Steven Pro chiuso in un angolino. No. Secondo me fa il giro qua dietro. O attacca dall'alto o fa il giro lì dietro. No, ancora un colpetto. Bella. No, mi prendono. Mi hanno preso col vernischianto alla fine. Devastante comunque. Dopo voglio vedere quante kill ho fatto. Tra assist e kill penso di andare tranquillamente in doppia cifra. No. Ah, ho preso Son Goku. Ho sfondato la barriera. Ho sfondato veramente la barriera. No, Steven. Una volta va bene, non due. Bella ragazzi, bella partita. No, ma vado tranquillamente in doppia cifra, dai. 53 a 33. Scusatemi se sono andato giù cattivo. Non volevo, non volevo. 14! Tra assist e kill, 14. Ok ragazzi, spargitori sparsi. Ah, è vero, è la mappa di prima dove siamo crashati. Ok. Ok, cricca con scarpe basse. Prima stavo giocando abbastanza bene qua con il cecchino. E poi purtroppo la linea ha fatto ciao ciao. È mio. Lo voglio io. Oh, ce l'abbiamo fatta. A parte che c'è qualcuno qui dietro. Occhio alle mie bolle. Ehi, cos'è? Da vicino, Omar! Ma perché aveva gli occhiali per la visione notturna. Mi ha visto per quel motivo lì. Ammettilo, mi hai visto con quegli occhiali lì. No, comunque prima ero indiavolato, ero veramente indiavolato. Cioè, 14 kill tra kill e assist. No.
Oh, questo Reshi no è Sangoku. Ah no, Reshi è con me, col pennellino. Bello rivederti, Reshi. Guarda lì come stanno là sopra, belli riparati. Ho preso DJ. Oh, Sangoku, però non è mia la kill. No, 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 no. E dai, ho finito l'inchiostro nel momento peggiore. Infatti bastava un colpettino, Kiss, per buttarti giù. Allora, via lo spruzzatore che dà fastidio. Lì sopra c'è sempre qualcuno. Però se faccio così lo tengo tra virgolette alla larga, perché comunque guarda dove si piazza. Ho attivato le bolle e io ho finito di nuovo l'inchiostro. Mamma mia, che pelo. Non ho ancora preso Omar comunque. Eccolo lì, eccolo lì. Mamma mia, appena in tempo la pioggia. Dai. Ah, era DJ con quel caspita di idrante che stava facendo un macello. No, non sta utilizzando l'idrante, sta utilizzando un'altra arma. Però sì, comunque è molto fastidiosa lo stesso. Mancano 17 secondi. Sangoku ci prova, ma rispediamo la Genkidama al mittente. Va, come piove. Non ci credo. Pazzesco, stava piovendo viola. Gocce di viola ovunque. Non era una pioggia, era un diluvio. 60-32. Comunque portiamo a casa anche questa. Niente da fare, con la vasca sono devastante. Ok ragazzi, ultimo match di questa stanza, poi creerò una nuova stanza. Canale Cannolicchio, altra mischia mollusca. Bande Inkling con armi varie contro il resto del mondo. Ok, ho preso le sweeper duplo. No, stasera ho voglia di utilizzare armi che conosco, perché ho regalato troppe kill prima. Smacherino. Occhio Omar. Obvious è stato abbattuto. Mamma mia, che non mi sono diretto subito da quella parte. Vai di pioggia, il cecchino è là in fondo. Attenzione a non dare troppo le spalle agli avversari. Ok, non hanno preso cecchini ultra power come quello che utilizzavo prima io. Conviene comunque stare molto attenti. Sono lì, Ho preso Omar a casaccio. Fantastico. Ma veramente a casaccio, Sì, però ragazzi, siamo tutti troppo dalla stessa parte. A parte che i gialli dove caspita sono? Ah, sono lì in mezzo. Vai che qualcuno ci casca. No, peccato. Ecco, andiamo di là. L'ho detto. Provano a passare da quella parte. Li blocchiamo con la pioggia, così non avanzano. Lì non c'è nessuno. Occhio. Aia, che male. Il calibro 2000 fa malissimo. Anzi, il calibro 3000 di X. Però avete visto, si è messo una protezione davanti, ha ricaricato, si è messo una protezione dietro e poi mi ha colpito. Però non pensavo che mi tirasse giù con due colpi. No. Era di nuovo lui. Lì c'è il pennello di Reshi, potrebbe essere. Sì, il pennello di Reshi che ha fatto una doppia kill con una bomba splash, fantastico. Reshi? Basta. Basta! Fermati! No.
Ciao, Obvious. Vieni fuori o... Che fai? Ah, l'avete preso con la vasca, probabilmente. No, c'era Omar. L'hanno preso i miei compagni di squadra. L'ha preso Dani, per la precisione. Guardalo, Reshi. L'abbiamo sfiorato, però purtroppo non l'abbiamo fatto esplodere. Comunque... è lì, tiratina, come partita. 51-42. Però sono stati bravi dall'altra parte. Devo ammettere che speravo di prenderti almeno una volta, Obvious. Però... non ti ho praticamente visto mai. Ok, ragazzi, Arena Sardina! Altra mischia mollusca. Oggi praticamente abbiamo giocato soltanto mischie mollusche, ma... a essere sincero, va bene così. Allora, squadra azzurra contro squadra rosa, se non sbaglio. Da questa parte abbiamo Reshi, David Bonny, Pievinci e Steven Pro. Mentre dall'altra parte Fede, Obvious, Kit e Son Goku. Allora, vediamo un attimo. Vedo che gli azzurri sono già arrivati a centrocampo. Guarda Reshi come attacca San Goku. Gli gira intorno col pennello e lo colpisce senza pietà. Obvious ha preso Pievinci. Nel frattempo il cecchino rosa Fede copre tutti dall'alto. Bombetta di Reshi. Prima ha fatto i grandi danni con quelle bombette. Gran kill di Fede su Reshi. Nel frattempo Kit colora dall'alto con l'idrante. Guardala. Ti vedo un po' in difficoltà con quell'idrante, Kit. Se devo essere sincero, mi sa che non è un'arma per te. Guarda Reshi che si difende da Fede, che lo tiene sotto tiro. Deve fare un giro dall'altra parte. Il problema è che c'è Fede da questa parte e Kit dall'altra con l'idrante. Quindi due armi dalla gran portata. Pievinci prova ad avanzare con la vaschetta. Oh, gran kill. Ha preso Fede al volo. Non ho capito perché si è saltato di lì Fede, sinceramente, perché secondo me se stavi fermo non ti prendeva. Cioè, o meglio, magari vi prendevate insieme o tu prendevi lui. Altra kill di Pievinci su Son Goku. Si scambiano le posizioni. Obvious e Pievinci si prendono a vicenda. Davi Bonny ha preso il pennellino, prova a colorare, era incastrato nel rosa. Che poi in realtà è un rosa salmone questo qua. Vasca contro pennello, il pennello però è più veloce. Non così veloce però. Armatura di Kit. Fede, devi rientrare, devi rientrare. Hai gli azzurri troppo addosso. Doppia? Così? Mamma mia, che massacro, che massacro. C'è Reshi che sta girando in tondo. Gran kill su Obvious. Poi si è protetto con il vernischianto. Occhio, ha evitato un vernischianto incredibile prima di essere ucciso. Pievinci scappa. Troppo tardi. E direi che questa la portano a casa i rosa. Direi che la portano a casa i rosa, ragazzi. Gli azzurri sono stati i primi ad arrivare al centro, ma anche i primi ad andarsene dal centro. 38-50. Bella lì. Beh, però avete fatto tutti quanti almeno una kill. Ok, ragazzi, mappa Acciu Games. Modalità mischia mollusca e siamo rosa. Che bel rosa. Però purtroppo siamo 4 contro 3 perché è crashato un giocatore dall'altra parte. Peccato, peccato. Vabbè, dai, speriamo che facciano i grandi danni dall'altra parte. Vai, Reshi. Ciao, dove siete? Sì, ma siete tutti sparsi. Non mi date neanche la soddisfazione di inquadrarvi tutti insieme. Ah, no, no.
Pensavo si fosse buttato giù l'azzurro, invece era ancora vivo. Occhio! C'era Fede là dietro l'angolino che non ha preso il cecchino stavolta, strano. Lui è più animale da cecchino. No. Solo io posso prendervi coi razzi. No, in realtà potete prendermi anche voi, eh. Dai, fammeli sbloccare. Ah, ce l'ho fatta. Eccoli. Oh, obvious. Ti ho tirato addosso il mondo per prenderti. Oddio, Reshi mi ha fatto paura. Pensavo fosse un avversario. Occhio, 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 occhio. No. Ah, sai cosa? Ti ho visto con la coda dell'occhio e mi sono spostato giusto in tempo. Perché se avessi colorato un pochettino di più, probabilmente saresti riuscito a intrappolarmi. Guarda da là dietro come sparano i razzi. Staniamolo. Ah, stavolta è riuscito a utilizzare quella tecnica lì. Però ti ha visto Steven Pro e diciamo che ti ha colpito lui per me. Oh, wow, 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 chi è che colora qua davanti? Ma che macello che ampiantassi. A parte che chi sta utilizzando quell'arma là? Ma che... Ah, ok, è lo sweeper. No, devi venire qui sopra. Ti ho bloccato. Mi ero anche dimenticato di disattivare tutti i power up extra. Sì, ma ragazzi, hanno colorato di più loro? Come mai? È crashato uno dei nostri anche? E direi di sì. A questo punto direi di sì, perché... Eccoli lì, perché c'è più azzurro che rosa sulla mappa. Non fare i saltini, Fede. Ti ho visto che saltellavi. Forse abbiamo recuperato, ma non è detto, eh. Comunque ci hanno fatto sudare, eh. Vinciamo per un pelino, eh. 46 a 40. Vediamo un attimo, ma per me è crashato qualcuno. No, c'eravamo tutti. Allora che caspita è successo? Ok ragazzi, penultimo match di oggi, Porto Polpo, altra mischia Mollusca Festival. Ok, nessun problema tecnico, 4 contro 4 per fortuna. E da questa parte abbiamo Fede, Pievinci, Cree, Obvious. Mentre dall'altra parte DJ, Davy Bonny, Son Goku e Ricky. Allora, vediamo un attimo chi la porta a casa. Abbiamo gli azzurrini molto aggressivi, sono già davanti qua, quasi allo spawn rosa. Mamma mia, DJ che lag. Obvious attacca Ricky, che per paura indietreggia una volta. Pievinci si nasconde nell'angolino con il secchiostro triplo. Mamma mia, che kill di Son Goku. Adesso però gli azzurrini hanno finito gli uomini e quindi i rosa possono contrattaccare. Guardali come sono partiti a tutta velocità. DJ abbattuto, Cree preso da Ricky, che secondo me splatta anche Obvious, perché Obvious non si era accorto di lui probabilmente. Pievinci che si nasconde. Se gli sparavi Ricky mi sa che lo killavi, eh. Guarda Fede, ha evitato la bomba per un soffio. Cosa sta facendo? Ma più che altro cosa sta aspettando? Ah, ok, stavo aspettando il carretto. Carretto. Lo sposta container, diciamo così, va. Occhio. DJ ha battuto Ricky, ha evitato lo spawn kill incredibile. Veramente per un soffio. Porta addirittura a casa anche una kill. Guarda Fede, doppia per lui, mi sa. Tripla. Quadrupla.
Anch'illato tutta la squadra? Così? Che violenza. Che prepotenza, mamma mia. Però c'è troppo rosa nelle retrovie, ragazzi. Ah, mi sa che killa di nuovo Sangoku. Però questa volta non ce la fa a sopravvivere. Rosa, dai ragazzi. Quella mossa con Ricky non funziona, mi sa. O funziona poco. Occhio alla bomba. Ci sono ancora due azzurri, davanti. Bombetta, Sangoku, che rischio. DJ, via dalla pioggia. Mamma mia, sopravvissuto per miracolo. Gli azzurri tengono bene, Son Goku però è appena tornato. Lo tengono distante. Finisce così. Penultimo match andato. Bella partita, ragazzi. Azzurri molto aggressivi all'inizio. Hanno dovuto, diciamo, ripiegare quando i rosa hanno deciso di attaccarli. E infatti vincono i rosa. Ok ragazzi, ultimo match di oggi. Canale Cannolicchio, quindi torniamo dove abbiamo già combattuto prima. Squadra gialla contro squadra, direi viola? Sì. Praticamente i colori di Splatoon 3. Kree, Steven Pro, Obvious e Ricky. Mentre dall'altra parte abbiamo Fede, DJ, Davi Bonny, che è impazzito con l'idrante, e Pievinci. Occhio a non cadere. Attenzione allo spruzzatore. Ti avevano praticamente circondato, Obvious. Non avevi possibilità di scappar via. Fede abbattuto da Kree. Era nascosto dietro l'angolino. Vernischianto evitato per un soffio da DJ. Occhio a Kree. C'è anche Steven Pro, 2 contro 1. Una kill la porta a casa. Adesso, se riuscivi a killare anche Kree era il top del top. Va indietro Fede quando ti attaccano così. Occhio a Ricky, preso da Davi Bonny con l'idrante. Pioggia. Obvious. Bravo. Non devo neanche dirtelo. Mamma mia, che strage! Attenzione! No, non mi ricordo come si chiama quel secchiostro. Mi pare che si chiami secchiostro... Aspetta, ce l'ho sulla punta della lingua. Termosecchiostro. Me lo sono ricordato. Occhio, occhio, occhio. Vasca contro vasca, così. Attenzione alle PC bombe. I gialli hanno colorato un po' ovunque, eh. Sarà dura per i viola a recuperare adesso. Occhio. Pievinci c'è. Bello il termosecchiostro, mi piace come arma. Ogni tanto infatti lo uso. Non sempre, perché la mia preferita rimane il secchiostro vasca, però il termosecchiostro non è male. Attenzione. Fede deve proteggersi col muro di colore. Nel frattempo Steven Pro sta sparando da questa parte. Il bello è che tra i due litiganti il terzo viene splattato. Ottimo, fantastico. Pievinci si nasconde dietro l'angolino. Mentre da questa parte come va? Tutto tranquillo? DJ colora normalmente. Qui non c'è nessuno. Vorrei capire dove caspita siete finiti. Ah, siete tutti qua in mezzo. I gialli colorano e in 2 secondi i viola recuperano. Non lo so, è abbastanza in bilico come partita, eh. Mamma mia, che kill finale! Col vernischianto. Direi squadra gialla, eh. 59 a 30. Alla fine i gialli hanno colorato di più. Pazzesco. Ma perché i viola non sono mai andati là. Non sono mai andati là in basso a sinistra a dargli fastidio per quel motivo lì.
Va bene ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Gran belle partite, abbiamo portato a casa delle belle vittorie ma anche delle pesanti sconfitte. Vabbè, ci può stare. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di andare a vedere anche la prima parte, perché come sempre vi avrò diviso l'evento in due video. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Splatoon 2. Alla prossima ragazzi!